Bellissimi! Oggi siamo qui per fare un online haul, sì, ma a tema casalingo e un po' di accessori perché mi piacevano. E ho un po' di cose da farvi vedere, non di Tigotà, ma mi serviva un sacchettone in cui metterlo e avevo solo quello. Tutto quello che vedete arriva dal sito Rose Girl, ho anche un codice sconto per voi, ve lo lascio qua in sovraimpressione e trovate tutti i link ai prodotti qua sotto nell'info box. Questo ordine qui, devo dire la verità, l'avevo fatto ancora prima di trasferirmi a Milano. Ci ho messo veramente tantissimo ad arrivare perché ora siamo a novembre e mi è arrivato 2 settimane e mezzo fa. Quindi vi direi con quasi 2 mesi in totale di attesa. Ne è valsa la pena. Talmente tanta roba inutile che non so neanche da dove iniziare. In realtà tipo è arrivato a Genova e mia mamma me l'ha portato a Milano. Io non l'ho ancora vista dal vivo, quindi è un po' un unboxing. La prima cosa che vedo è questa scatola qua con degli utensili da cucina. Ma non degli utensili qualunque in teoria. Degli utensili colorati. Non so con che criterio io sapessi già prima di trasferirmi che non avrei avuto un mestolo in casa, cioè io per il momento sono senza mestolo e ciò mi distrugge. E allora avevo preso questi, forse perché erano proprio carini, cioè l'idea di avere questo che magneticamente si attacca a questi è fighissimo. Tra l'altro sono magnetici, fighissimo. E ci sono un sacco di utensili diversi che tra l'altro non so neanche cosa servono, tipo questo col buco in mezzo, a che senso va? Non lo sapremo mai, finalmente ho una spatola così magari mi riesco a fare anche 2 pancake. E ho un mestolo, anzi 2 praticamente, così posso spostare minestroni e simili da un piatto all'altro. Non male. Molto molto carini, non so in che materiale siano, speriamo non tossico. Se no probabilmente questo sarà l'ultimo video che vedrete. Ehi, vi giuro che diventa più interessante di così. Queste sono le scatole grandi e sono le prime cose che vedo e sono quelle più noiose. Un grata verdura. Io non amo cucinare, ma la cosa che proprio odio è tagliare le verdure, cioè grattugiarle, quindi tendo a non mangiarle. E col senno di poi mi sono comprata un grattaverdure molto molto figo perché tieni la maniglia e hai le diverse lame con cui grattugiare le cose ed è meglio di quello che ho io, che è semplicemente una roba di plastica lunga con una sola lama, perché non solo tu cambi le lame, tipo tu ti appoggi, lo appoggi qua e lo tieni per la maniglia ed è molto più easy e vi saprò dire se è effettivamente così. Il problema è che è lercio, quindi boh. Vabbè, vedremo se ho il coraggio di usarlo. Oh, questo è bellissimo! C'è un mestolo di design, che adesso non mi ricordo da chi è prodotto, che si chiama Nessie, una roba del genere, ed è lui, è questo qua. Ed è un mestolo che praticamente si poggia, ora non riesco sulla mano, però sta in piedi da solo, ed è a forma di mostro di Loch Ness, è bellissimo! Il problema è che non è lo stesso materiale di quello che ti vendono nei negozi, che costa tipo 25-30 euro, una cifra spropositata. Questo viene la metà, quindi immaginavo. Il problema è sempre sperare che non sia tossico, ma questo è bellissimo. Cioè questo lo dovevo avere. Ditemi se non è splendido. Se me ne è arrivate 40. Cioè boh, in teoria, perché ananas tra l'altro? Io non ho ordinato un ananas. Ora ho 3 stampini da ghiaccio a forma di ananas. Io non ricordo di averli presi, però va bene. Fogliette! Ne ho prese 4. Tutte della stessa linea ma con fogli, con trame diverse. Vediamo quanto sono grandi perché non l'ho capito dal sito. Ok, perfetto. Sono queste, ora ve le apro tutte. A me ha dato delle tovagliette mia madre, che però ha un po' il gusto dell'orrido per le tovagliette, scusa, ma è il quaderno con i gattini delle tovagliette. Mentre queste invece sono molto stylish, molto fiche. E ci sto mettendo 6 ore ad aprirle. Eccole qua tutte e 4. Vi farò la ripresa in cui ve le faccio vedere, perché così a mano è impossibile. Le trovo bellissime, si intonano benissimo tra di loro e sono nel mio stile, davvero. Queste qua sono belle, tra l'altro venivano in inezia tipo 2 euro l'una, una cosa del genere. Queste qua sono veramente bellissime, tra l'altro sotto sono anche mezze antiscivolo, cioè non lo so, non riesco a capire, però queste super consigliate. Parrucche. Volevo tagliarmi i capelli corti corti e poi tutti mi hanno urlato di no, quindi mi sono presa una parrucca con i capelli corti per far cagare in mano qualcuno, tipo mia madre. Mia madre, se mi vede tornare con i capelli corti a casa, mi ammazza. Ah, io non me le so mettere. Vabbè, facciamo che le mettiamo a fine video, perché ne ho 2, quindi ci rivediamo a fine video con voi. Queste sono molto carine, tra l'altro una aperta e una chiusa, e sono questi porta candele in legno che hanno proprio il buco per le, come si chiamano, tea candle, una cosa del genere, quelle molto piccole piccole. Sono molto nel mio stile di arredamento, quindi mi piacciono tantissimo. Sì, mi ero dimenticata di averli presi. Sono un set di pennelli col fondo in marmo, sono molto corti in realtà, però sono molto molto fichi, non me lo aspettavo.
perché avevo preso dei pennelli tantissimo tempo fa da questi siti e li ho consumati. Quindi ho cominciato a dire bellissimo. E quindi ho preso questo non solo perché era esteticamente bello, ma perché era quello che aveva tutti i pennellini che mi servivano. Farò una ripresa da vicino, ma vi dico già che sono morbidissimi. Cioè, sono fantastici. Oh, questi sono carinissimi. Allora, perché sono piccoli e non so come farveli vedere. Sono due pin, cioè proprio due... come si chiamano? Oddio, boh. Quelle che attacchi... sono due spille, ecco come si chiamano. Che io volevo mettere sul canchero. Che tra l'altro adesso è lercio, io ho paura di rovinarlo però. Mi sa che buco lo zaino non è una grande idea. No, mi sa che me le metto sulla maglia. Ecco, sì, sui tessuti è molto più semplice. Sullo zaino ho paura di bucarlo e rovinarlo per sempre. Anche se in teoria volevo metterli sullo zaino, quindi questa cosa un po' mi deprime. Però hanno una spilla veramente troppo grossa. Ho paura di spaccare tutto. Hanno un'apertura molto easy, cioè... basta tenere premuto e si apre. Sì, no, hanno dei bottoni decisamente troppo grossi per il kanken. Però sono fierissime. Vabbè, voi non le vedrete mai, ma io vi farò una ripresa e sono veramente belle. Fatte benissimo, cacchio. Cercherò una borsa su cui metterle o qualcosa. Non so, ditemi voi dove attaccare delle pinze. Sai che non sia lo zaino, perché lo zaino costa troppo per fare questa fine. Ultima cosa, sono una manciata esatta di accessori, perché io non ne ho praticamente. E visto che ho il polso minuscolo, ho preso una serie di... aspetta, ma c'era anche questo d'oro! No, però non c'è azzurro su Sed. Sono delle lumachine, ok, non vedrete mai niente. Sono delle lumachine che voi appoggiate sul bordo della tazza e vi servono per tenere su, sia come segnatazza, sia per legare il filo della bustina del tè. E adesso avevo appena finito di mangiare, quindi non me lo sono fatta, ma più tardi me lo farò e vi farò una ripresa. E sono carinissimi, oh mio Dio! Voglio regalarle a tutti, sono bellissime. Ora effettivamente ci sono rimasti solo i gioielli. Questo video in realtà dovevo farlo con Lilenia. Non siamo riuscite a trovare un secondo libro in cui incontrarci, perché io ho... perché abbiamo gli orari completamente opposti. E quindi lo faremo per la prossima volta. Quindi io qua ho 6 bracciali e degli orecchini. Gli orecchini sembrano tossici, mi dispiace per me, ma mi sa che no. Che sono questi meravigliosi piccoli cactus. E sono questi orecchini a cactus, tipo bronzati, che io ho preso esclusivamente per il cactus. E sono bellissimi esteticamente, però io ho delle orecchie estremamente sensibili e sono... pochissimi orecchini non mi fanno infezione, lo scopriremo, però sono fatti bene, sono molto belli, devo dire la verità. E qua ho 6 paia di bracciali, perché io ho il polso inesistente. Visto che mi piace tantissimo questo stile di bracciale, ne ho preso una quantità indecente per essere sicura che qualcuno mi andasse. Questo è enorme, I'm sad. Peccato, perché era anche bello con questo. A me piacciono tantissimo quelli che hanno questa arricciatura sul davanti, ma non mi vanno mai perché sono aperti e li fanno enormi. Questo è molto bello ed è molto largo anche questo. Perfetto, meraviglioso. No, ma dai, ma non c'è un modo per stringerli, sono bellissimi. Questo è molto stretto, questo potrebbe andarmi. Va comunque grande, ma meno grande degli altri. Visto che questo mi sa che era il più stretto di tutti, mi sa che abbiamo perso la scommessa di trovarne almeno uno decente. Ovviamente vi farò passare una ripresa con tutti i bracciali. Se voi non avete un polso ridicolo come il mio, che è una bambina di 5 anni, ce l'ha più grosso, potete sicuramente prenderli, perché sono molto belli questi bracciali. Tango, ditemi che c'è un modo per stringerli, vi prego. E ovviamente mi va enorme! Sì! Cioè, in realtà non dovrebbe stare così, però. Questo è estremamente malleabile e non dovrebbe essere così. Dovrebbe avere tipo i due quasi attaccati ma larghi. Però a me per farmelo stare devo... per forza stringerlo così, ed è veramente fico. Si è spenta la fotocamera, non so dove, però stavo giusto dicendo che adesso provo a stringerli tutti per vedere se si stringono, e se li spacco in diretta. Allora, risultato finale è un po' miscio. Questi da questo lato qua sono riuscita a stringerli abbastanza da farmeli andare, cioè da non perderli, anzi sono anche molto carini. Questo qua pure, questo qua medio. Ora è il momento che tutti stavamo aspettando. Com'è? Non mi vedo. Non mi... è crollato il poster, quindi mi sa che non è positivo come, come risponso. E che è? Sembra quello di Stranger Things. Aiuto! Sto male! A parte che è troppo ricciola, Dio santo, ma poi è troppo corta.
Sembra Mr. Darcy, Dio santo. No, 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 questa qua è bocciata. Aia! No, è minuscola, non mi entra neanche. La testa grossa io le hanno fatte più corte di quanto fosse l'immagine. E con questa meravigliosa parrucca io vi saluto, noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, lasciate un commentino, mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi!